Buonasera a tutti. Su Aldo Masullo penso che non dovrei dire altro dopo quello che hanno detto coloro che mi hanno preceduto e con i quali mi trovo pienamente d'accordo. Del resto è stato detto che Masullo può essere un po' il maestro di tutti noi. E dal momento che lui ha detto con quel titolo che il suo maestro era Giordano Bruno, vuol dire che lui ha assimilato a Giordano Bruno quelle doti che sono state appunto messe in evidenza proprio adesso, e cioè l'amore per la libertà di pensiero, l'amore per il confronto aperto e la mancanza assoluta di qualsiasi spocchia pedantesca che contraddistingue spesso i rappresentanti dell'Accademia. Io in una commemorazione che vi ho fatto per il Comune di Napoli, appunto, lo definì Bruniano nell'anima. È arrivato il momento che stasera celebriamo una doppia commemorazione, quella di Aldo Masullo, ma anche quella di Giordano Bruno, in un giorno che è ormai diventato un appuntamento importante, non solo per noi, ma direi per il mondo intero, perché se oggi andate su Facebook si parla di Bruno un po' dappertutto, e non per niente dopo ci sarà questa manifestazione per ricordare il suo ruolo. Io non amo le celebrazioni fini a se stesse, nel senso di vediamoci per ricordare il ruolo, ma questi eventi devono servire, per come la vedo io, a dare sempre un qualcosa di nuovo alla discussione e all'interpretazione del personaggio. E quindi quest'anno voglio parlare, vi capita a proposito un articolo, ogni anno io pubblico di solito in questo periodo un articolo sulla rivista della biblioteca di Via Senato, una rivista letteraria e di bibliofilia di Milano, dedicato appunto a Giordano Bruno. E quest'anno è uscito proprio da pochi giorni questo articolo che mi sembra molto particolare e interessante. Pur nella sua semplicità. L'articolo si intitola Filippo Bruno e Fra Giordano. L'abito non fa il monaco. Analizzando le deposizioni di Bruno dinanzi al Tribunale di Venezia, ho potuto riscontrare in uno dei suoi costituti, nel quale lui appunto parla della sua peregrinazione dalla fuga da Napoli fino a all'estremo sacrificio di Roma, mi sono preso la curiosità, quella che all'inizio è stata una curiosità, ma poi si è rivelata foriera di una novità molto interessante, e cioè che se andiamo a analizzare queste deposizioni, si evince che Giordano Bruno ha indossato l'abito monacale soltanto fino ai 31 anni. Lui è entrato in convento a 17 anni, non spinto da una vocazione proprio esagerata, ma per lo più per avere la possibilità soprattutto di frequentare la libreria di San Domenico, fornitissima di tutti i testi leciti e proibiti. Poi è dovuto scappare per le note vicende, le prime accuse, i primi processi a livello conventuale che gli furono intentati. Poi andò a Roma fu accusato di aver gettato nel Tevere un confratello e indossava ancora l'abito monacale. Da Roma inizia tutta una peregrinazione nell'Italia del Nord che lo porta a toccare Noli, dove lui insegnò la matematica ai giovanetti e ai signori, e quindi varie tappe tra Bergamo, Padova e così via. Soltanto di Bergamo ci resta una testimonianza che lui avesse, su consiglio di alcuni confratelli, ripreso l'abito, e lui infatti dice: fortunatamente io avevo conservato lo scapolare, per cui mi feci fare una veste bianca, indossai lo scapolare e ridiventò Fra Giordano. Da Filippo Bruno, che era di nuovo diventato, scappando da Napoli, indossò di nuovo
l'uniforme da domenica. Dopo di ciò, le sue avventure lo portarono fuori dall'Italia, a Chambéry, dove, sempre in base ai riscontri, doveva ancora avere la tonaca, perché alloggiò in un convento domenicano e quindi difficilmente i domenicani lo avrebbero accolto in abiti civili, e poi andò a Ginevra, ospite della comunità calvinista di Gian Galeazzo Caracci. E qui si dice apertamente, egli dichiara al processo, che i calvinisti italiani mi consigliarono di rimettere quell'abito che avevo. E puntualizza: pigliai quei panni e me ne feci fare un paio di calze e altre robe. Per cui stavolta la tonaca fu distrutta, neanche lo scapolare mi conservò. E praticamente da questo momento in poi Bruno non ha mai più indossato l'abito monacale. Andò poi a Lione, a Tolosa, in Francia da Enrico III, poi in Inghilterra. In Inghilterra, nell'ambasciata francese dell'ambasciatore Michel de Castelnau, dove lui dichiara: io non facevo altro che stare da gentiluomo, quindi non da prete. Poi va in Svizzera, poi a Francoforte, e poi l'incauta idea di andare a Venezia, ospite del traditore Bocellino. A Venezia abbiamo una testimonianza di Fra Domenico da Nocera, un domenicano che lo incontrò per caso, il quale dice che egli fino all'arresto fu un secolare, cioè vestiva in abiti secolari. In definitiva, una volta fuggito da Roma nel 1976, Bruno vestì la tonaca soltanto in quel breve intervallo tra Bergamo, abbiamo visto, quando riprese lo scapolare, e Ginevra, quando lo distrusse. Abbiamo un'altra testimonianza, della quale è esperta la dottoressa Iannacone, qui che si occupa specificamente di John Florio, che fu un amico di Bruno. E John Florio, nella sua opera, Second Fruits, in un dialogo di quest'opera, rappresenta il personaggio Bruno, il quale dice, rivolto a Torquato, uno dei suoi avversari nella cena delle ceneri: voi non andate vestito a figure come faccio io, cioè sempre nello stesso modo. A Venezia poi abbiamo numerose testimonianze. Quando Giovanni Mocenico minaccia di consegnarlo nelle mani dell'Inquisizione se non gli avesse rivelato i famosi segreti sull'arte del vincolare, Bruno risponde che anche quando fosse andato in mano all'Inquisizione, al più l'avrebbe potuto astringere a rivestire l'abito di smesso. Per finire, quando, sempre a Venezia, allorché lui intravede la possibilità di farla franca, si dice disposto ad abbiurare alcune proposizioni, più che alcune proposizioni, perché queste gli vennero sottoposte a Roma, ma quelle esternazioni blasfeme alle quali si era lasciato andare in carcere, che furono riferite dai suoi compagni di cella, lui chiede ai giudici di risparmiargli una pubblica abiura che potrebbe recare disonore al sacro abito della religione che ho portato e che evidentemente non indosso più. Questi semplici particolari cosa ci fanno capire? Che aprono innanzitutto saranno forse un po' deludenti per chi è abituato a quell'immagine oleografica di Bruno. Se noi guardiamo il film di Montalvo, lui porta la donna dal primo all'ultimo minuto della rappresentazione. Ma in effetti, se dovessimo attenerci alla realtà storica, Bruno dal 1579 fu un laico, fu uno spretato, fu uno che aveva lasciato l'ordine domenicano perché non si trovava d'accordo neanche con molti dei dogmi che gli venivano
gli erano stati inculcati durante il suo soggiorno in convento, e diventò di fatto un libero filosofo, un libero pensatore. Infatti lui dice: io voglio essere filosofo e non teologo. E voleva andare dal Papa a chiedergli di rimanere, di poter professare questa filosofia al di fuori della Chiesa Cattolica. Addirittura dice ad alcuni, sempre suoi compagni di cella, che se l'avessero costretto a tornare in convento e a ripigliare l'abito regolare, gli avrebbe dato fuoco e sarebbe tornato in Germania, dove lo adorava. Quindi dobbiamo guardare a Bruno più come a un filosofo che come a un teologo. Chiaramente quello che è stato detto, mi trovo anche d'accordo con alcune cose che sono state dette in precedenza, nel senso che Bruno era un credente, però dobbiamo intenderci su credente in cosa, perché credenti si può essere credenti in tutto, sono tutti credenti, anche i musulmani sono credenti, chiunque è credente, e anche nell'ambito della Chiesa Cattolica si può essere credenti in Dio, ma non credenti in Cristo. Bruno era sicuramente credente in Dio. Infatti quando mi dicono alcuni Bruno è ateo, non c'è nulla di più lontano dall'ateismo di Bruno. Bruno vede Dio dappertutto. Il solo fatto di dire che la natura è Dio nelle cose dimostra come lui Dio lo sentisse intimamente dentro di sé, dentro tutto l'universo. Ma proprio per questo fatto non concepiva assolutamente la necessità di un tramite. Se Dio è in noi, se Dio è nell'uomo, non ho alcun bisogno di una figura mezzo uomo e mezzo Dio, come lui la schernisce nella Cabala, cioè questo centauro nella cui figura lui rappresenta Cristo, questa figura che è mezzo uomo e mezzo Dio e non è né divina né umana. Lui rispetta la figura di Cristo, ma la rispetta come un filosofo. Era credente in Dio, ma Bruno era totalmente anticristiano. E del resto, e a questo aggancio un altro discorso che va fatto in questa sede, ed è appunto quello della pretesa di perdono o di scuse, di conciliazione da parte della Chiesa, che ogni anno in questo giorno viene sollevata, cioè questa Chiesa che dovrebbe riappacificarsi con Bruno. Ma su che cosa dovrebbe riappacificarsi con Bruno? Se Bruno fosse vivo, che bisogno avrebbe di essere perdonato dalla Chiesa? Lui credeva nella Chiesa e ammirava la Chiesa della quale era stato allevato come un'enorme organizzazione di potere, l'ammirava per la sua grandezza, l'ammirava per l'arte che era stata capace di stimolare, pur dirigendola soltanto in una direzione. Ma lui professava la sua libertà di pensiero indipendentemente dalla Chiesa. Quindi questo discorso che si fa ogni anno, io devo dire la verità, ammiro molto di più paradossalmente la coerenza della Chiesa in questo discorso. Perché questo sbandierato perdono richiesto da Giovanni Paolo II nell'anno 2000 non c'è mica stato. Io qua la lettera del segretario di Stato, Cardinale Solano, che fu inviata, io ero presente alla facoltà teologica durante il convegno che si tenne il 17 febbraio del 2000, nella quale si dice testualmente: sembra acquisito che il cammino del suo pensiero, svoltosi nel contesto di un'esistenza piuttosto movimentata e sullo sfondo di una cristianità purtroppo divisa, lo abbia condotto a scelte intellettuali che progressivamente si rivelarono su alcuni punti decisivi incompatibili con la dottrina cristiana. Quindi molto correttamente dal suo punto di vista la Chiesa Cattolica dice che Bruno non era cristiano. Resta il fatto che i membri del Tribunale dell'Inquisizione lo processarono con i metodi di coazione allora comuni, pronunciando un verdetto che, in conformità al diritto dell'epoca, fu inevitabilmente foriero di una morte atroce. Questo sarebbe
il perdono di Gesù da Giovanni Paolo II, ma non c'è neanche bisogno, io l'ammiro questa cosa, la Chiesa sostiene molto coerentemente che Bruno non era cristiano e che ai suoi tempi loro, quelli che non erano cristiani e lo affermavano pubblicamente nei loro scritti, venivano, secondo le leggi dell'epoca, bruciati a Roma. Ed è il Roma che noi celebreremo questa sera. Nello spirito di Masuto, che abbiamo detto, che diceva la verità, io dirò la verità, e la verità è questa. Fermo restando che, in coerenza a quello che abbiamo detto prima, Bruno era aperto a tutte le opinioni, anche in campo teologico. Era aperto alla Chiesa Cattolica, era aperto ai Calvinisti, era aperto ai Luterani, era aperto agli Anglicani, ma regolarmente, dal momento che tutte queste sette erano intolleranti, non per niente fu scomunicato da tutti. Cioè nessuno disse questo va d'accordo con noi, va d'accordo con gli Anglicani, va d'accordo con i cristiani, va d'accordo con i protestanti, è un libero pensatore, rispettiamolo. No, ognuno di loro disse uccidiamolo, cacciamolo, impediamogli di insegnare. Questa è la realtà storica che stiamo a celebrare stasera riguardo a Giordano Bruno. Vi ringrazio.